Il 30 gennaio del 1933 Hitler prestava giuramento come cancelliere nelle mani del presidente della Repubblica di Weimar, il generale Hindenburg. In fondo Hitler era considerato un po' innocuo, anche perché il suo partito avrebbe avuto soltanto 3 ministri su 11. Il Ministero degli Interni, della Giustizia e poi un personaggio particolare, Göring, ministro cosiddetto senza portafoglio e commissario speciale per la Prussia. Quindi tutti gli altri partiti di centrodestra erano in fondo convinti che avrebbero potuto manovrarlo, anche se poi si resero conto che così non era. In fondo nell'ex caporale austriaco le varie classi conservatrici pensavano in fondo di avere trovato chi li avrebbe liberati dalla Repubblica di Weimar, dalla minaccia bolscevica, dai sindacati, ma soprattutto dall'onta del Trattato di Versailles e che avrebbe di nuovo restaurato il prestigio dell'esercito. Cosa avviene però? Che nel marzo, sempre di quell'anno 1933, si tengono di nuovo le elezioni. Questa volta furono elezioni accompagnate da intimidazioni, aggressioni, soprattutto ad opera delle SA, contro comunisti, contro socialdemocratici, contro cattolici. Ma Hitler non aveva ancora il potere assoluto, pur avendo preso moltissimi voti. E soprattutto Hitler non vuole governare in un contesto parlamentare. Ecco che allora presenta al Parlamento un decreto per poter avere i pieni poteri. Nel Parlamento, ormai di fatto esautorato dalle opposizioni, approva con una soluzione di fatto suicida. E così abbiamo la fine della Repubblica di Weimar e l'inizio del Terzo Reich, che sarebbe dovuto durare 1000 anni. Terzo perché seguiva il primo Reich, quello medievale, l'impero medievale, il secondo, quello guglielmino, nato poi dopo la guerra franco-prussiana, e appunto adesso il Terzo Impero.